Oggi finalmente metto i miei tulipani, i miei bulbi di tulipani adorabili. Adesso lì ho fatto questo, ho spostato comunque la quercia che c'è nella aiola, nel modo di fare un po' di spazio, di riuscire comunque a lavorare un po' la terra. Ecco, con la zappa proprio lo zappo bene, giusto per farla più soffice, e dopodiché metto i miei tulipani. Vi rispondo anche a tutte le vostre domande per quanto riguarda quando mi fate le domande come che tipo di piante mette nel nostro giardino. Guardate, il giardino non deve essere bello, ma deve essere fatto con una logica. Se non c'è la logica in tutto ciò che fate, il vostro giardino non sarà mai bello. Il giardino deve essere bello in tutte le stagioni, inverno, autunno, estate, primavera. Il giardino descrive molto anche la nostra persona. Però, ripeto, bisogna usare la logica. Ad esempio, a me piacciono molto gli alberi di limoni, ok? Proprio vedere questi alberi di limoni mi piacciono molto. Ma io non metterei mai questi alberi davanti a casa mia, davanti al giardino. Ad esempio, immaginatevi, no? Che vuoi aprire le finestre, guardi nel tuo giardino, e mentre apri la finestra ti tocca di vedere questi teli. Circondati le piante con questi teli che dal mio punto di vista sono orrendi. È peggio ancora se mettiamo questi alberi all'entrata della nostra casa, no? Mi dà tipo un film horror proprio quando vedo tutti questi teli. Per cui è meglio rinunciare e mettere ad esempio quello che sta sempre verde, tipo questi cespugliati di pino, o insomma tutte le piante che anche se d'inverno si seccano, almeno non c'è bisogno di coprirle, no? Per fare tutto questo house. Anche perché non penso che si merita per una pianta che ce la godiamo di estate in primavera, bisogna che sta per 4 mesi coperta con teli, per cui con attenzione a questi dettagli che sono molto importanti. O se proprio li amiamo così tanto, li mettiamo o dietro casa. Anch'io dietro dove ho la legna non è poi così tanto bello, però ecco, importante è l'ingresso della casa, che lo abbiamo bello e elegante, così come siamo noi.
Il tempo fuori è cambiato, nebbia, pioggia. Preferisco quando piove ecco, di sbattere un po' dalla finestra questi lenzuola prima di metterli in lavatrice. Di solito vado dietro casa o insomma mi allontano dalle finestre, ma quando piove ne approfitto. Guardate, questa volta ho accettato questo prodotto molto economico, per cui oggi pulisco con lui. E magari può essere utile a voi, ecco chi magari ha un budget limitato per comprarsi un aspirapolvere senza fili. Questo marchio è molto apprezzato anche su Amazon, ha tantissime stelline, ha tantissimi commenti positivi. Il suo punto forte, nonostante a un prezzo molto economico, ha funzioni anti-aggroviglio. L'aspirapolvere Levoit è dotato di un rullo spazzante appositamente progettato per risolvere il problema degli avvolgimenti di peli di animali e capelli. Si distingue per il fatto che il rullo non avvolge e non richiede fastidio di tagliare avvolgimenti. Efficienza di pulizia elevata. Questo aspirapolvere ha anche la batteria che volendo lo possiamo toglierla e metterla in carica. È progettato per soddisfare in pieno le esigenze quotidiane di pulizia in modo rapido ed efficiente. È molto pratico da usare, è molto leggero soprattutto. E io penso che per il prezzo che ha va molto bene questo aspirapolvere. Un'altra cosa che mi è piaciuto, le sue spazzole che c'ha, possiamo tipo girarle. Vedete, non rimangono fissi come di solito sulla maggioranza di aspirapolvere, però lo possiamo girare, ecco, se noi magari vogliamo aspirare qualcosa nel verticale, ok? Cioè non c'è bisogno di girare l'aspirapolvere. Ma basta, ecco, di girare la spazzola. C'è un LED davanti e si vede molto bene anche quando aspiriamo di notte. Altro suo punto molto pratico e forte, dal mio punto di vista, è il suo filtro. Non ha come i filtri di altri aspirapolvere che magari non si possono neanche lavare, bisogna con un panno asciutto. Invece questo, anche la spazzola, è molto facile da smontare. Risciacquiamo tutto, il filtro, la spazzola, la spazzola in silicone, per cui basta fare una risciacquata e lo lasciamo pulito. Il link del prodotto vi lo lascerò nella descrizione del video. Ricevo tanti commenti da voi dove mi chiedete o vi chiedete più che altro come faccio ad avere tutta questa pazienza e tutta questa voglia di fare tutto con l'amore. Guardate, io penso questa, che ognuna di noi, no, sa quello che lo rende felice. È più grave quando tu non sai neanche cosa ti può rendere felice nella vita, ecco lì devi molto lavorare su di te. Ad esempio, per me è molto importante di avere la casa sempre in ordine perché questa mi fa concentrare meglio sul mio lavoro. Guardate, io sono dal parere che tutte le donne devono esserci autonome, loro devono sapere guadagnare. Ma perché questo è molto importante? Una, perché comunque ti rispetti di più, ti dai più valore, giusto? E poi io penso che dobbiamo tutti essere autonomi a sapere, no? Ecco, di avere una entrata nostra, perché nella vita non si sa mai. Ad esempio, non vuol dire che magari, non so, il marito, non so, ti divorzi o ti lascia, ma nella vita può succedere di tutto, giusto? Per cui è molto importante che la donna sappia guadagnare, ecco, i suoi soldini. Per cui anche questo è una cosa che ti rende felice, giusto? Io penso che chi si dedica soltanto alla casa e non ha una entrata sua, cioè proprio che magari ti tocca, non so, su ogni cosa che tu vuoi, di chiedere i soldi al marito. No, io penso che questa non potrai mai essere felice, anche perché tu ti stancherai, no? Di fare sempre la vita di chiedere. E io penso che per questo motivo, ecco, tanti casalinghi che non hanno una entrata e non hanno un lavoro, loro si sentono in qualche modo sfruttati, stanchi, depressi. Ecco, io penso che comunque è molto importante almeno qualche ora al giorno di fare qualcosa, ecco, di guadagnare, anche perché guardate, l'internet oggi veramente ci regala tante di quelle possibilità che, ecco, per farvi un esempio, quando una persona è brava, ecco, adesso è arrivato il punto giusto per dimostrarlo, no?
Una volta era più difficile con la tua bravura di riuscire a esprimerti, di farti vedere al mondo le tue capacità, quello che trasmetti. Invece oggi con internet è tutto molto più facile. Ecco, creati dei post, creati delle ricette, insomma, vedete voi. Importante è di non andare neanche oltre. Guardate, ad esempio, io da l'anno scorso vengo invitata per andare a partecipare in TV sul canale Rai. Io dall'inizio sì, per me è stata una bellissima notizia, però io ci ho ripensato tante volte e mi sono detta, se io inizio anche andare, no, a Roma ogni volta che loro vogliono chiamarti in queste trasmissioni, questo a me mi ruba il tempo di stare con i miei figli, di stare con la mia famiglia. Io già sono molto piena di lavoro con l'attività che svolgo con mio marito in edilizia. Poi c'è YouTube, c'è Instagram, ci sono i brand che vogliono che faccia il video per i loro siti ufficiali. No, ecco, bisogna essere consapevoli di capire dove la tua mente e soprattutto dove le tue forze ti fa arrivare. Non andare mai a sfruttarti perché il mondo ti offre qualcosa oggi. Ascoltate la vostra mente e il vostro cuore. Se vuoi essere una mamma felice, è importante anche di chiedere aiuto. È importante che a volte lasci fare a qualcuno quello che devi fare te. Prenditi una pausa, vai, non so, in palestra, vai a un centro commerciale, comprati un vestito o magari con una crema profumata la sera dopo che ti fai la doccia, te lo spalmi sul corpo. E che questi sono tutti quelli così piccoli che aiutano molto. Oggi cuciniamo tante ricette buone e semplici. Non avete mai visto la friggitrice d'aria da me? Ed eccola qua. L'ho presa più che altro perché mi chiedete tante ricette sulla friggitrice d'aria. Io penso che 8 famiglie su 10 in casa tutti ce le hanno. Vi dico cosa mi ha fatto ad accettare questa, perché come potete immaginare, tanti mi hanno chiesto di queste friggitrici ad aria, solo che ho accettato questa e vi spiego il motivo. Soprattutto adesso che hanno aumentato molto le bollette di luce e di gas, penso che questi prodotti avranno sempre più successo perché loro ti garantiscono un consumo meno energetico. Cucina il 46% più velocemente. Tanti programmi dove possiamo scongelare, scaldare, fare roast beef, patatine fritte, insomma, veramente tanto, ecco, da dare questa friggitrice ad aria. Allora, io l'avevo lavato bene proprio con acqua e detersivo per i piatti, l'ho lavato 2 o 3 volte, anche all'interno sono andata a passare con la spugnetta. L'ho fatta anche partire per circa 5 minuti in modalità grillo, ho messo proprio il massimo, giusto ecco per uscire quell'odore che presenta l'elettrodomestico quando è nuovo. Per cui l'ho fatta partire e è uscita un po' di odore, ma niente di che, è Adesso proprio condivido molto con voi una leggero. ricetta che magari lo preparate anche per stasera per la cena, che è semplicissima ma è golosa. Ho messo a bollire un po' di patate intere con rosmarino e un foglio d'alloro. Ho fatto friggere i cubetti di melanzane e aggiungo anche un po' di pomodorini sott'olio, quello che li abbiamo fatti essiccare. Voi se non l'avete non importa, va bene lo stesso, soltanto le melanzane. Ecco, magari aggiungete un po' di origano nelle melanzane. Dopo abbiamo bisogno di questo formaggio morbido, gusto, vedete voi quello che vi piace, però ecco, non usiamo magari il formaggio tipo emmentalo, ma proprio questo morbido, morbido, che viene tipo quasi spalmato, che possiamo spalmarlo. Adesso le patate si sono già bollite, diciamo una cottura di 85-90%. Ecco, prendo un cucchiaino e cavo un po' la patata dentro, giusto per riuscire a fare il ripieno. Aggiungo un po' di paprika, aggiungiamo un po' di aglio in polvere, che è molto più delicato. Adesso prendo la pancetta e lo metto sulla base di questa patata, giusto per coprirla. Anche se le patate un po' si rompono, va bene lo stesso perché questa patata dopo li ricopre e quando si forma la crosticina, ecco, comunque tiene la forma. Dentro aggiungiamo un po' di melanzane fritte con
i pomodorini sott'olio e aggiungo sopra anche un cubetto, un pezzo di questo formaggio morbido. È una ricetta molto veloce, ma vi assicuro che piacciono ai bambini, ai vostri mariti, anche a voi, insomma, piace a tutta la famiglia perché è veramente squisita. Attenzione, non ci ho messo le patate anche dentro, quelle che le ho cavate, magari ecco, le mangiate così separate. Le lasciamo con un gusto di queste melanzane, di questi pomodorini con questo formaggio, perché se no ci dà l'impressione che mangiamo soltanto le patate e non è quello che vogliamo. Per fare questo effetto, no? Questo colore, questa bontà, mi ci è voluto quasi 5 minuti, ma neanche. Io ho alzato dopo la temperatura a 210 gradi. Sentiamo un po' croccante la pancetta sopra, è molto saporita e dentro una bontà, ragazzi, questi melanzani con questi pomodorini proprio si sposano bene. E un po' di erba cipollina, buono buono. Dopo, guardate, quella che mi piace di più di questa friggitrice ad aria, ad esempio, anche quando si sporca, quando c'è tanto grasso, rimane tutto in questo quadrato, ok? Non bisogna di andare a lavare il forno. Ho messo un po' di acqua, un po' di aceto, lo faccio partire per circa 2-3 minuti, lì inizia a scaldarsi bene, fa sciogliere tutto il grasso, dopodiché si ho passato con la spugnetta e con un po' di detersivo per i piatti, giusto ecco, per lasciarla pulita pulita. Qui la comodità è enorme. Ad esempio, oltre che cuciniamo prima, ma anche sporchiamo molto di meno e penso che anche se ci pensiamo bene, no? Risparmiamo anche di più, non bisogna lavare tanti pirofili, tanti tele, ecco. Facciamo tutto in questa vaschetta ed è Adesso voglio pronto. condividere con voi una ricetta e a proposito lo facciamo con la friggitrice di aria. Voi se non lo avete lo fate tranquillamente anche nel forno normale, quello classico che avete. A volte la torta tende tipo per appiccicarsi, questa rimane molto morbida, leggermente umida, ecco, mi viene di descriverla così. Allora, prima mi preparo tre uova, che dopo abbiamo bisogno che le uova va uno alla volta. Perché preferisco che prima li metto qua. Qui abbiamo bisogno di tre uova a temperatura ambiente. Allora bisogna prima caramellizzare un po' le mele. Accendo il fuoco. Aggiungo circa un cucchiaio di zucchero. Anzi due, voilà. Facciamola un po' più caramellizzata. Li facciamo caramellizzare per alcuni minuti, giusto per ammorbidirli un po'. Allora metto questa frusta e adesso bisogna sbattere burro con zucchero. Allora mettiamo 100 g di burro a temperatura ambiente, l'ho messo per alcuni minuti nel forno, scaldato un po' perché mi ero dimenticata di metterlo prima. E aggiungo 150 g di zucchero. Questo qua il burro deve diventare bello schiumoso. Adesso io aggiungo le uova uno alla volta. Lasciamo che si amalgano bene con il burro. E adesso prendo la farina, ho 300 g di farina. Lo setacciamo tutto qua dentro, non faccio un po' alla volta, lo metto proprio così.
e aggiungo anche 100 ml di latte. Aggiungo la scorza di limone, io avevo quella congelata, un po' di scorza di limone e anche un po' di quella di arancio, che è comunque molto buona. Aggiungo anche il lievito. Allora, se voi volete le mele che vanno dentro nella torta dappertutto, allora queste mele caramellizzate le dovete mettere nella planetaria mentre sta impastando. Io ad esempio lo amo quando sta più sopra le mele. Vi dico il perché: quando noi le mettiamo di sopra, la torta di conseguenza rimane più alta. Invece se noi le mele le mettiamo quando impastiamo, allora la torta giustamente sarà riempita con le mele, però non sarà così tanto alta. Si sente già il profumo dal caramello qua. Tanto che ho messo a caramellizzare 2 mele grandi. Ok, adesso la mettiamo a forno. La cesta è abbastanza campiente, per cui per le famiglie numerose, come anche 5 persone, tipo 5-6 persone, sicuramente è ottima. Allora adesso la mettiamo. Adesso la torta si è già raffreddata. E vi volevo dire questo: di solito quando noi mettiamo la torta nel forno, la torta tende dall'inizio a crescere bene e dopo profonda, proprio in mezzo vediamo come profonda. Invece con questo ho notato, vedete anche voi, no? Che in mezzo sta bello gonfio. Allora mentre la taglio la sento leggermente tipo croccante fuori, così è però molto morbida e tenera dentro. Ecco qua la nostra torta molto soffice, vedete, sembra una spugna. È molto buona. Voglio prima marinare la carne, facciamo la sorana con i funghi. Metto un po' di olio. Allora adesso saliamo un po' la carne. Almeno 20 minuti che sta qua. Voglio prendere anche un po' di aglio. Si conserva molto bene l'aglio qua, vi ho fatto vedere, no? Che abbiamo messo un po' di bicarbonato, messo qua un tovagliolo così. Mettiamo l'aglio sopra e si mantiene per tanto tempo bello scioccoso, tipo fresco. Lo conserviamo in frigo. Allora, mettiamo l'aglio. Intanto lo lascio marinare e prepariamo i nostri funghi. Ho preparato qua un tris di funghi, ho preso sia questi più piccoli sia questi gialli, li tagliamo a pezzi. Mettiamo un po' di olio, metto un po' di burro. Ho fatto sciogliere un po' di maizena con un po' di acqua. E aggiungo anche un cubetto di brodo di funghi che l'abbiamo congelato. Io ho assaggiato adesso i funghi, sono molto croccanti, molto buoni. Aggiungiamo un po' di maizena, giusto per creare un po' di cremina.
con la nostra carne si è già marinata. Adesso provo a mettere direttamente all'interno. La capacità di questa friggitrice ad aria è di 6 litri. Ventola a 5 velocità automatica. Ecco qua la carne già pronta, che bel colore che ha, anche molto tenera. Ecco qua, ho fatto cuocere anche l'altro pezzo. Che profumino che c'è qua. Un'altra cosa per cui sono motivata di fare tutto ciò sono i vostri commenti e il vostro contatto con me. Grazie che sei rimasta con me fino alla fine e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter.